Oggi è la festa della lavanda a Pietrabruna, siamo qui vicino all'Alambicco dove si sta distillando l'essenza e ieri abbiamo tagliato la lavanda a Torre Papponi e a Pietrabruna e adesso si sta appunto distillando. Lo scopo di questa festa è naturalmente di far conoscere il paese, ma soprattutto di sensibilizzare e di stimolare i giovani a riprendere la coltivazione, che era una, proprio nella tradizione del nostro paese. Infatti fino a circa 30 anni fa Pietrabruna era proprio uno dei massimi produttori di essenza di lavanda della provincia. Poi purtroppo in seguito ad una infezione, una malattia, praticamente la lavanda è morta quasi tutta, ma naturalmente gli appassionati hanno continuato a coltivarla, però in piccoli appezzamenti. Ultimamente si sta riprendendo appunto la coltivazione e speriamo che la festa sia comunque un motivo, diciamo, appunto di stimolo per ricominciare. Siamo a Pietrabruna e facciamo un salto indietro nel tempo con la distillazione della lavanda. Adesso chiediamo alla signora Laura Moretti che ci spieghi come funziona l'alambicco. Abbiamo caricato l'alambicco. Ne può uscire ogni quintale o un chilo o un chilo e mezzo, può anche uscire due, però allora capita perché lasciamo in podone, perché lasciamo in podone, no dai che non Dopo il tempo, qui questa cosa qua serve, vedi, la stanno legando, poi con la macchina la alzano, la tirano e la spostano, adesso quella là vedrai che poi la tireranno, vedrai, non so quanto tempo ci vuole, però un'oretta ci vuole forse, un'oretta. No, quello è ecco, passa il palo. Bravo. Io ho già capito tutto. Smette tu, eh? Sei già pronto. Aspetta, aspetta. Oh, io se vuoi te lo fermo, di qua. Già stringere. Abbiamo dato fuoco alla caldaia, la caldaia va in ebollizione, passa sotto questi tubi, il vapore acqueo sale al coperchio, scende in questa pentola che noi raffreddiamo, passa attraverso una serpentina di acciaio inossidabile e scende nel recipiente di raccolta dell'essenza. In dialetto si chiama sensè, in italiano non so. Poi l'olio essenziale sale in cima, l'acqua se ne va e poi si raccoglie con i bottiglioni e si riempiono le damigiane. E poi si vende, se si può trovare a vendere. Da quanto non si distillava a Pietrabruna? Io saranno 30 anni. 30 anni torna a Pietrabruna. Sono tornata, però mi sono ricordata tutto, anche i piccoli particolari, me li sono ricordati tutti. Perché ne ho fatta tanta e con passione. E quando si ha passione si ricorda tutto. È finita il primo anno della festa della lavanda a Pietrabruna, la riscoperta della storia che ci ha accompagnato per 40 anni, ha rappresentato l'economia portante per molte delle nostre famiglie e poi per diverse vicissitudini che ha vissuto la pianta, diciamo, la coltivazione è stata abbandonata, però la storia non si può in alcun modo dimenticare e giustamente quest'anno Fulvio Amoretti, il mio consigliere, ha promosso questa giornata. Un'oretta fa gli ho mandato un messaggio ringraziandola e facendogli complimenti per quello che ha fatto, perché girando per il paese ritengo che sia stato un po' l'anno zero della riscoperta di quello che è appunto il nostro prodotto fulcro, quantomeno quello che è stato uno dei nostri prodotti fulcro del nostro territorio. È l'anno zero, è stato il primo anno, molti hanno partecipato, ci auguriamo che si possa ripetere e migliorarla ovviamente, perché i miglioramenti ci devono essere sempre e comunque in ogni contesto. Quindi niente, si dà l'appuntamento l'anno prossimo, sperando che la partecipazione sia più numerosa, per quanto quest'anno tra questa mattina e oggi pomeriggio ci sia stata molta gente. Ringrazio anche tutti quelli che hanno dato una mano, come sotto forma di volontariato, hanno dedicato un pochettino del loro tempo all'iniziativa, ovviamente questo secondo me è un pochettino il filo conduttore che deve promuovere queste giornate, perché se l'unione fa la forza e se ci muoviamo da soli non andiamo da nessuna parte, se siamo in tanti qualcosa si può fare. Io ti volevo rubare un attimo la parola per ringraziare di nuovo tutti veramente quelli che hanno collaborato, tutti quanti, da chi è venuto a tagliare la lavanda, a chi si è occupato dell'alambicco, alle bancarelle, all'allestimento, insomma come diceva il nostro sindaco veramente l'unione fa la forza. Al prossimo anno. Thank you.